Bentornati in un nuovo episodio della guida su Pokémon Rubino Omega. Nell'ultimo episodio abbiamo allenato un po' Roselia, però adesso la mettiamo un po' da parte e la alleniamo un po' Metang, semplicemente perché non voglio riprendere Geodude, non voglio allenare qualcun altro al momento, ed è l'unico che se la cava abbastanza bene contro la palestra di tipo volante. Gli ho insegnato tra l'altro Roccio Tomba appunto per questo scopo, in questo modo può tranquillamente colpire gli avversari in modo super efficace e bla bla bla. Tra l'altro, in questo episodio andremo semplicemente avanti in questo percorso 119 che ci riserva molte sorprese e ha abbastanza Pokémon interessanti. Alcuni, tra l'altro, che piacciono. C'è Tropius, che è il Pokémon preferito di molti, a quanto pare. Non il mio. I miei dovreste averli intuiti ormai, tutti gli episodi passati di tutte le cose che ho fatto, magari. Forse l'avete capito, forse no, in ogni caso provate a indovinare. Prima o poi ve li dirò chiari e tondi. Certo che fai davvero pochissimi danni per fare una roccia tomba. E lui la rivincita, penso ci farà più danni lui. Ecco, infatti. Non so se attivare adesso il conto di esperienza. Forse sì, perché iniziano ad essere a livello 29 gli avversari, mentre diciamo che noi abbiamo Pokémon al 27, al 23, quindi penso che sia arrivato il momento di usare un bel condividi esperienza, cari miei. E Metal Testata, anche se non è molto efficace, ha pochissima vita, quindi lo colpiamo e lo buttiamo giù. Dovrebbe darci una quantità cospicua di punti esperienza. Iniziano a darcene tanti. Tra l'altro, Metang si evolve al 45. Non penso che lo riusciremo a far evolvere per la palestra. Non penso neanche che ci arrivi al 40, neanche al 38, onestamente. Spero arrivi almeno al 36. In ogni caso, mi sono dimenticato di prendere dei revitalizzanti. Ho depositato Latios e perché senza sapere cosa ne pensate voi non lo userò e spero che non vogliate che lo usi troppo potente. Lì c'è una Pokéball, andiamo a prenderla. Prendiamo gli strumenti, tutti gli strumenti. Allora, cosa si trova? Un'iperpozione che può sempre tornare utile. E questo angolino mi servirebbe tanto di luogo segreto, però non c'è perché abbiamo il ricerca strumenti alieno in testa e non ci rileva niente purtroppo. Un Electrike che potete tranquillamente prendere, vi sarà molto utile nella palestra, soprattutto contro i Pelipper che incontrerete nel percorso, però io non lo voglio usare prescindere, diciamo, prescindere, non lo voglio usare. Quindi, caro mio, tu vuoi fare una lotta? Grazie, è vero, anch'io sono diventato un fanatico delle basi segrete. E anche posso trovarlo, mi ha detto che posso trovarlo alla gilda delle basi segrete, ma Forestopoli è piuttosto lontano da qui. Quindi a Forestopoli c'è la gilda delle basi segrete. Che cosa interessante, ciclista, vuoi lottare? No, non vuole lottare. Vorrà dirmi qualcosa di particolare? Accidenti. Se sfreccio in mezzo all'erba all'alto con la bici, nessuno potrà ammirarmi mentre passo. Si può andare nell'erba con la bici? Non si poteva nelle vecchie versioni, diciamo. Sfrecciamo e in quella casa si trova la macchina nascosta a volo. Se la memoria non mi inganna. Molti di voi sanno quanto mi piace la Yvonne. Non so se catturarlo, penso di no, si allunga troppo l'episodio. Soprattutto perché non ha possibilità di avere mosse uova, quali Punch and Ball Extrapido. No, forse era quello di fuori che ce la dava. In caso parliamo con te. Come va? Tutte le squadre sembrate stanchi, perché non vi riposate un po'? Ecco. Ti ringrazio per averci curato i Pokémon. Anche se non serviva più di tanto, onestamente, dato che ho appena fatto un salto al centro Pokémon. Ti devo parlare di una grotta chiamata Grotta dei Tempi. Gli spiriti dei Pokémon possono tornare in vita, ma sarà vero? Secondo me sì. Pokémon di tipo spettro, ragazzi. Pokémon di tipo spettro. Ehi, ragazzino, pensavo si spiccasse il volo aggrappato a uno stormo di Pokémon alati e tenendosi ben stretti, ma c'è una macchina nascosta che manda volo. Sono un po' deluso. Non ci sei tu che ce la davi, mi ricordavo male. Affrontiamo voi. Vedete quel fiume là? Quel fiume là è uno dei fiumi più odiati in Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Perché quello è il fiume in cui si possono trovare i Feebas. Si potevano trovare i Feebas. E indovinate quanto era difficile trovare quei Feebas? In tutto il fiume, soltanto in 4 pixel, in 4 cubetti, c'erano i Feebas. E avevano un 40% di possibilità di essere trovati. Quindi tu dovevi pescare 3 volte, andare avanti, pescare 3 volte, e avevi sempre la possibilità di saltarli. E ci mettevi ore per trovare un fottutissimo Feebas. Maledizione. Allora. Meglio, non voglio rischiare di fallire. Lo butto giù con un Metal Testata, no? Sì, benissimo. Almeno siamo andati sicuri, non abbiamo quel caso in cui magari falliamo, non lo so. E iniziano a salire i nostri Pokémon.
Appena raggiungeranno il livello di Metang, disattiverò subito il codice di esperienza. Voglio. Non voglio essere overlivellato, ma non voglio neanche essere sottolivellato a certi Pokémon, quindi. C'è modo e modo, diciamo. Qui non c'è niente. Direi che possiamo. No, non possiamo saltarci tutti questi allenamenti. Ne sfideremo un paio, diciamo. Due, tre. Giusto per non andarcene a mani vuote. E quel Mascoren. Mascoren è un Pokémon che è doppiamente vulnerabile a mossi tipo roccia. E il corpo chiaro, che bella. Che è un'abilità forte. Perché molti di voi, quelli che mi seguono da più tempo, sanno che io definisco certi Pokémon con il termine doppia abilità. Sono quelli che si mega evolvono, ma prima di mega evolversi hanno un'abilità utile. Questi sono Gyarados con prepotenza, Mawile con prepotenza. E Metagross ha la doppia abilità, semplicemente perché l'avversario nel turno della Mega Evoluzione può mandarti, diciamo, Pokémon con prepotenza, ma la velocità, l'attacco non diminuisce. Tu vuoi mandarlo in campo sull'area viscosa, ma la velocità non diminuisce. Ed è una cosa bella, 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 soprattutto utile. Già Corpo Chiaro è una mossa potente, figurati quando fa questi effetti e poi se ne va per dare spazio a Ferrartigli. Proprio devastante. Metagross è un Pokémon che verrà bannato perché ha una coverage spettacolare. No, Veleno Puntura non la voglio. Preferisco Cito Bomba. Ha una coverage devastante, un attacco devastante, è veloce, ha resistenza a tutto. A tutto. È un Pokémon. Cioè, gli manca soltanto una mossa di tipo fuoco per diventare istantaneamente Uber. Per adesso c'è un po' di dubbio, bisogna sempre vedere come si sviluppa il metagame, eh. Perché non si può mai sapere cosa si tirano fuori le menti malate di certi battler. Per esempio, Mega Charizard X lo usavo soltanto io all'inizio, poi ci si è reso conto di quanto era devastante. Troppo devastante, diciamo. Troppo devastante. Infatti incassa tutto quel Pokémon, mamma mia, che è. Dustox, possiamo andare di cozzata Zen. Tutta tranquillità. Sì, i livelli più o meno ci sono, diciamo. Tanto comunque devo allenare Metagross, almeno porto gli altri intorno al livello 30 tutti quanti. Però non voglio che questa sia soltanto allenamento nel percorso, quindi adesso andremo un po' più avanti perché c'è un avvenimento particolare. Gigastordimento te lo voglio insegnare onestamente, è molto forte come mossa. Molto forte. Anche se Roserade, per usarlo nel palestro dobbiamo aspettare l'ottava perché al volante è debole, allo psico è debole e quindi vi lascio tirare le vostre conclusioni. Non incontrare nessuno, benissimo. Qui dovrebbe esserci un incontro con Vera. Là dietro cosa c'era? Basi segrete, bacche e un posto da andare con la bici da cross che non abbiamo. Non abbiamo neanche volo per tornare indietro. No, no. Sì, bici da cross, mi dispiace. Poi ce le avremo tutte queste cose in cui servono le bici particolari, tranquilli. Allora, te ti evitiamo. Una notte doppio. Roserade come del secondo messo membro, no? Eccola là, il duo braccio e mente, tipo lotta e tipo psico. Mi piace come accoppiata. Trini e Sami. Due braccio e mente. Con questi due Pokémon, se li scambiassero di nuovo, si potrebbero evolvere, ma. Ah, non lo fanno, non lo fanno. Allora, quel Kadrava penso di ospitarlo, però in ogni caso Ion la sostituisco per mandare in campo. Perfector, nel caso ci attaccasse con una mossa di tipo psico. La linea evolutiva di Abra ha una cosa particolare che molti non si rendono conto. Eccolo là, ci colpisce, è stato bello sostituire. Non vi dico niente, forse l'ho già citata. Però andate a vedere l'attacco speciale di Abra e di quanto aumenta durante l'evoluzione. Vi dico soltanto che quello di Abra è molto alto, più alto di quanto vi aspettate. Allora, no, non sale di livello nessuno. Però Machoke va di privazione. Aia! Aia! Questi danni. Mi fa cadere la Metagrossite. Mi ha fatto cadere la Metagrossite. Ah, è vero, perché non è Metagross. Dicevo, non dovrebbero cadere gli strumenti, le mega pietre, non dovrebbero cadere come strumenti. Poi mi sono ricordato, non cadono quando il Pokémon che le tiene è uno di quelli che si mega evolve, altrimenti cadono. Almeno penso sia così, non penso abbiano modificato privazione. Altrimenti non sarebbero stati interagibili XY e Horas, perché è nel battling è una cosa molto difficile, non si sarebbe potuto gestire
due giochi con una differenza tanto sostanziale. Vistorus? No, sei già abbastanza veloce per me. Perfetto, sale di livello, sale a livello 29, quasi al 30. Dovremmo iniziare a bloccare l'evoluzione in guard, l'evoluzione in Gardevoir. Eungryn sale al 26, non impara niente di particolare. Anche se appena imparato il gigassorbimento di più non si può volere. Anzi, potrei volere una stava di tipo veleno, che è sempre utile. Non impara cito bomba, diciamo sludge wave, sludge bomb, slash sludge wave, quelle mosse lì. Con intanto 90 di potenza più o meno sono sempre gradite. Però devo vedere anche che introforza ha. Esa tecnico, ha tecnico. Non ho controllato, chiedo scudo, ma devo controllare. No, altra armatura. Non male, ma preferivo tecnico onestamente. Perché? Preferivo tecnico, molto tecnico. Ah, ricerca del Nidex. No, non mi interessa, mi dispiace. Qui c'è una pozzanghera. Ah, nelle pozzanghere mi pare si potessero incontrare Pokémon. Magikarp mi pare. Oh no, mi hanno trollato. Vi giuro, me l'hanno detto. Ma sto scherzando. Lì si può andare avanti con la bici, c'è anche uno strumento, quindi andremo di là. Pokémon Ranger, affrontami. Mi piace lo stile dei Pokémon Ranger in questa generazione. Un Sivivan che è di tipo buio veleno, non bisogna distrarsi perché potresti voler usare un pezzo del genere, ma è tipo veleno, è tipo buio, vero? Non vorrei fare una gaffe, diciamo proviamo giusto vero. No, non è tipo buio. Mist, non sbagliare questa cosa. A schiaffi. Adesso ci nasceranno i meme su questo schiaffo. Che sì, stanno iniziando a nascere i meme. Perché prendete gli screen a quanto pare. Vigoroth lo affrontiamo con Combusken, dai. Prendete gli screen da questa e guida e ci fa vedere. Due persone in particolare l'hanno fatto. Un mio amico e un iscritto. Stop meme, please. Stop meme. Allora, cresci pugno, non. Resistenza? Come vuoi. Abbastanza inutile resistenza come mossa se non hai già dietro qualcosa come, non lo so, tossina, cosa del genere. Insidia non mi fa usare quella mossa? No, no, no. Aveva un effetto secondario in Sidia, mi ricordo che l'aveva ma non mi ricordo qual era. Vabbè, l'abbiamo mandato a KO, non ci interessa per il momento. Non so suonare le bottiglie. Ok, andiamo a prendere quello strumento, vediamo cos'era. Magari una Master Ball. Magari una Master Ball. No, un PP Max. PP Max è utile. Soprattutto per il battling. E lì lo prendiamo? Di lei lo prendiamo. Mi sono reso conto di una cosa, i Pokémon che appaiono così nell'acqua si muovono ed è una cosa bella ma allo stesso tempo fastidiosa. Chi sei? Chi sei? Non ho più il sguardo quindi non ho possibilità di cattura, non Kecleon, no. Non perdo tempo a catturarti. Sei anche a livello 25, non perdo tempo a catturarti. Adesso avrei bisogno di Super level lenti? No. A me basta superare questo e poi posso uscire dall'erba. Un altro Kecleon, immagino. No, un'orda di Oddish. Che non affronteremo. Questo me lo ricorderò per allenare in attacco speciale. Adesso devo andarmi a studiare tutte le orde per evitare. Ero tanto ben abituato a X e Y. Davvero tanto? No. Qua si arrivava dallo stesso punto, non mi sfidare, bravo. Cosa c'è di qua? Niente. No, non mi sfidare, sono stato io. Sono stato stupido io. Tanto c'è mia sorella di sottofondo che grida per chiamare mio fratello. Non so se si sente, nel caso scudatemi. Come direbbe il caro Luca Giurato. Caro Megan, e penso che quell'episodio di cui vi ho parlato prima lo vedremo nel prossimo episodio semplicemente perché non riusciamo a raggiungerlo, siamo già a un quarto d'ora di video. E sto iniziando a avere il conto col timer per non distrarmi, perché di solito facevo apparire per vedere un po' quanti minuti erano. Sto diventando un po' più professionale, un poverone. Molto più professionale, potrei dire. Invece lo spaccarocci a quel Dodo se ne va, livello 30. È arrivato quasi il momento di disattivare il codice di esperienza. Direi che quando Ion sale al 29, lo disattiviamo. Ok, possiamo andare avanti, altra erba? No,
Possiamo aiutarla. E cos'è questo, il Team Magma? Non avvicinarti all'istituto medio, è pericoloso, però allo stesso tempo mi blocca e non mi fa andare avanti. Ci sono strumenti? No, non ci sono strumenti. E questo è l'istituto medio che inizierà un pezzo di storia particolare che voglio fare a parte nel prossimo episodio. Quindi questo episodio finisce qui. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e dirmi nei commenti un po', non lo so, consigli sulla squadra, cosa volete vedere, cosa volete sentire, di cosa volete che parli soprattutto. Quindi questo è tutto. Continuando sto raffreddato e devo tossire sul finale. Quindi vabbè, questo è tutto. Vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Vi saluto prima di tossire di nuovo.